Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Isola dei Famosi, il reality è iniziato da meno di un mese e ha riscosso subito successo anche grazie ai concorrenti che in qualche modo riescono ad attirare l'attenzione del pubblico che rimane incollato alla TV ogni lunedì e giovedì sera su Canale 5. Cifre Guendalina Tavassi. Anche quest'anno alla guida del reality Ilary Blasi con il sostegno dei suoi due opinionisti, Vladimir Luzzuria e Nicola Savino. Dall'Ondura sempre in collegamento Alvin, che lo scorso anno è mancato ed è stato sostituito da Massimiliano Rosolino. I concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022 hanno già dimostrato di essere agguerriti. Le liti non sono mai mancate, anche all'interno delle coppie che più volte hanno rischiato di scoppiare. Tra le tante interessate da forti litigi, incomprensioni e problematiche la coppia formata da Guendalina Tavassi e dal fratello Guendalina Tavassi. I due fratelli si sono sentiti spaesati, nonostante Guenda in passato avesse già avuto un'esperienza nel reality show. Tutti hanno provato ad inserirli nel gruppo, a farli sentire a casa propria, Carmen ha mostrato a Guenda dove fare la pipì in tranquillità. Edoardo invece ha legato parecchio con gli uomini del gruppo, in particolare con il pugile Clemente Russo. Isola dei Famosi, ecco quanto guadagna l'ex Gefina. Guendalina Tavassi ha infiammato il web con il suo primo bagno in mare, in bikini e perizoma. Tutti hanno potuto ammirare le sue splendide curve. Poi è successo l'irreparabile che ha fatto temere il peggio. La naufraga, parlando del fratello, si è lasciata andare a delle confessioni che hanno ferito Edoardo, che ha minacciato di lasciare l'isola e di tornare prima del tempo a Roma. Guenda ha lamentato la pigrizia di Edoardo, che secondo lei sarebbe un buono a nulla. Edoardo, confidandosi con Clemente, avrebbe invece affermato di essere stanco di doversi sentire sminuire continuamente da Guendalina e di non essere più sicuro di voler affrontare l'esperienza da naufrago in coppia con lei. Ad ogni modo, in queste settimane il pubblico non sta facendo altro che chiedersi quale sia il reale guadagno di ogni naufrago. La cifra che ruota intorno a Guenda è stratosferica. Sembrerebbe che Mediaset, pur di averla in gioco come concorrente dell'Isola dei Famosi, abbia proposto un cachet da 5.000 euro a settimana. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.